Ciao ragazzi, ben ritrovati su Dark Souls 3. Siamo sempre qua alla strada dei sacrifici, Falò, Bosco dei Crocifissi, e andremo ad incontrare oggi un altro NPC. E sono anche assai curioso di vedere di chi si tratta. Andiamo! Allora, dobbiamo passare per questo. Ci si può arrivare anche da un'altra parte, però questa è la strada più, perlomeno, che a me piace di più. Ecco, passiamo tramite questo buco nel muro. Attenzione al mago che è di sopra. Ok, fatto secco il mago, questi possiamo anche lasciarli che non ci danno fastidio. Visto che ci siamo, che non l'ho preso apposta per aspettare voi, guardiamo quell'oggetto là dietro. Ah, però, un drop, è il primo che trovo, voglio vedere. Allora, è il primo che trovo. Sì, so già a cosa si tratta, immagino, però. In fondi per creare un'arma cristallizzata. Una gemma di tenite infusa, portata all'oltre dai saggi di cristallo. Ottimo, quindi la possono droppare questi. Viene usata nelle infusioni per creare armi cristallizzate. Le armi cristallizzate infliggono danni magici e consentono di sfruttare al meglio l'intelligenza. Quindi, chi ha un'intelligenza alta ha capito già cosa voglio dire. Vediamo un po'. Bastone da eretico. Quindi parliamo sempre di intelligenza qua. Bastone da eretico. Io sono fissato, ragazzi, con la descrizione degli oggetti, menu e quant'altro. Credo che forse si sia già capita la cosa. Bastone da eretico. Eccolo. Catalizzatore utilizzato da stregoni eretici. La stregoneria è il risultato di un rigido lavoro accademico e la sua forza dipende dall'intelligenza di chi ne attinge il potere. Abilità, canto del potere, aumenta la potenza delle stregonerie per un breve periodo, a prescindere dalla mano in cui è equipaggiato. Magari arma sulla destra e bastone sulla sinistra. Un classico. Un classico. Allora, mentre noi dobbiamo andare a trovare l'NPC, e questo l'obiettivo del video. Poi ragazzi, ve lo dico adesso prima che mi dimentico, avrei anche altre cose da farvi vedere su questa zona, tra l'altro veramente enorme e piena di cose carine. Per esempio tutti quegli oggetti non li ho presi ancora volontariamente, proprio per magari per farveli vedere a voi. Ce n'è uno lì, un altro là, un altro qua sotto. Beh, comunque ce ne sono. Se vi interessa ve lo faccio vedere, se no faccio altro, insomma, ecco. Scudo di legno ce l'abbiamo già. Allora, attenzione un attimo che forse. Allora, no, sono già troppo avanti. Infatti se potevamo girare direttamente lì a sinistra. Facciamo questo. E vi faccio rivedere bene la strada almeno. Allora, una volta fatti questi, quindi il mago e questi qua, noi veniamo da così. Senza andare troppo avanti possiamo girare direttamente qui e andare sopra, perché l'NPC è sopra. Siamo praticamente arrivati, eh? Eccolo. Vediamo proprio di chi si tratta. Bello, è il posto, molto bello, affascinante. Possiamo anche fare un backstab e farlo secco, eh? Lo farò in un'altra run. Allora. Well, this is unexpected. I don't often have visitors. What do you want? This is my study that you've happened upon. If you haven't any business, I've reading to get back to. Chiedi di apprendere le stregonerie. How intriguing. Very well. Indeed, I am a sorcerer. With plenty to share. However,
What champion demands service without recompense? Va bene, certo. Clearly you're not that sort of man. So you will make me a promise. That in exchange for my teaching, you will bring me knowledge. In the form of scrolls detailing sorcery's secrets. Certo, certo, certo. Well, can you assure me of this? Promettiamo, ragazzi, io prometto. Very well. Io prometto. You're no fool. Io sono un uomo d'onore, cazzo. I take it you understand the weight of a promise. I am Orbeck. Orvenheim. Orbeck. Unkindled one. I shall teach you sorceries. We will learn together. It shall be like our very own school. Ovviamente, ragazzi. Ovviamente. Non è un ovviamente, ma diciamo molto probabilmente. Anche lui se n'è andato all'altare del vincolo. E invece sicuramente ci vado anch'io. E quindi ci rivediamo all'altare. O vogliamo prima fare un giretto? Ma no, no, come vi ho detto prima, se vi interessa qualcos'altro fatemelo sapere. Torniamo all'altare a vedere se c'è Orbe. Eccoci, giunti all'altare, andiamo a parlare, a sentire la voce di Orbeck di Vinheim, che peraltro è una voce molto sodente, molto bella, mi piace. Lo troveremo comunque davanti a Cornix, il piromante. Back again, I see. I suppose this means you're after sorceries. Ci ho parlato un attimo fa e vedete, ragazzi, come possiamo notare, ha già diverse stregonerie che possiamo imparare. Abbiamo la freccia dell'anima in 4 versioni differenti, la standard che richiede 10 di intelligenza, la maggiore 15, potente 13 e suprema 18. Stregoneria classica. Poi abbiamo dardo di Farron che ci richiede solo 8 di intelligenza, spadone dell'anima molto usato anche in PvP, una stregoneria adatta agli stregoni guerrieri, attacca con uno spadone d'anima. La lama non è altro che una fugace estensione di chi lancia questo incantesimo. Tra l'altro, estensione neanche molto corta, una bella estensione. Il suo potere non è però inferiore a quello di un normale spadone. Persino i puristi, è vero, persino i puristi non disdegnano l'utilizzo di questa stregoneria nei momenti più difficili. Poi abbiamo, questa non la conosco, lama lampeggiante di Farron, versione modificata dello spadone d'anime, creata dagli stregoni della legione di Farron. Quindi, questa richiede 23... e lo spadone 22. Mi interessa, non la conosco, mi interessa per forza. Arma magica, molto utile per incantare l'arma. Una stregoneria per chi ama impugnare una spada. Usa la magia per rinforzare l'arma destra. Il potere degli stregoni spadaccini di Vinheim deriva da questa stregoneria e da scudo magico. Scudo magico che invece io non credo di aver usato più di 2 volte. Non mi è mai piaciuto. Molti guerrieri studiano la stregoneria solo per questo incantesimo. Ecco, scudo magico. Gli scudi potenziati in questo modo hanno stabilità e assorbimento migliorati. Andiamo avanti. Allora, induci terrore. Non lo conosco. Ah, come non lo conosco? Lo conosco sì, pardon, dico, ho appena letto la descrizione, lo conosco benissimo invece. Non ricordavo adesso il nome, ma non mi sembrava che si chiamava. Non mi ricordo che si chiamava in questo modo. Comunque, rende silenziosi e annulla i danni da caduta. Una stregoneria sviluppata da uno studente furtivo della scuola del drago di Vinheim. Rende silenziosi e previene i danni da caduta. Utile, molto utile. Questa stregoneria basta a giustificare i pagamenti assurdi richiesti dalle spie di Vinheim. Ed è proprio la prima stregoneria che io andrò ad acquistare. Allora, poi abbiamo Esca Sonora, che ho utilizzato praticamente mai. Una stregoneria sviluppata da uno studente furtivo della scuola del drago di Vinheim. Emette un rumore lontano per distrarre i nemici. Questo rumore è accompagnato da una risonanza impossibile da ignorare, in grado di distrarre e far abbassare la guardia ai nemici. Diciamo che può essere tranquillamente sostituita da Teschio Esca. E richiede 18 di intelligenza. Queste, ragazzi, erano le stregonerie che possiamo imparare inizialmente da Orbeck di Vinheim. Altro NPC, ovviamente, fondamentale. Soprattutto, è logico, per chi ha una build basata sull'intelligenza, o comunque, perlomeno, con un buon mix di intelligenza. Direi, ragazzi, che è tutto anche per questo video.
e ci vediamo alla prossima. Bye bye.